Mi dispiace solo che l'ultimo video non lo faccio da casa, ma lo faccio dall'Academy. 82 punti. 82 punti. Non facevamo più punti di questa stagione dall'annata del triplete. Pezzi di merda. 82 punti. A voi che criticavate Conte, si possono criticare le scelte di Conte, qualche decisione, la formazione, i cambi, il modus operandi ogni tanto, ma 82 punti con una squadra priva di talento e ricca di concretezza, sì, ricca di giocatori funzionali, quello che volete, ma una squadra priva di talento, con l'unico grande talento che è quello del suo allenatore, quest'anno ci ha regalato 82 punti, pur lasciando qualche punto per strada, perdendo entrambi gli scontri diretti con la Juve, nonostante tutto, nonostante tutti quei cornuti che si permettevano di criticare e di dare dell'infiltrato a Conte, bastardi, 82 punti. Bastardi, 82 punti. Potrei chiudere il video qui. Devo scappare a lavorare. L'ho vista tutta sul telefono, la partita con l'Atalanta, quindi non ho tanto da commentare. È stato un Inter cinica, è stato un Inter efficace come i suoi giocatori. Purtroppo, ragazzi, per l'anno prossimo, obiettivo: giocatori di talento. Che non significa il giocatore che mi fa il lancio di 30 metri. Mi serve il giocatore che salta l'uomo, che ha la superiorità numerica, il funambolo. Mi serve il giocatore che ci fa sognare, come ci faceva sognare Vieri, come ci faceva sognare Adriano, come ci faceva sognare Ronaldo, come ci faceva sognare l'ultimo di questi, Ibrahimovic, quel bastardo di Ibrahimovic, cornuto anche lui. Quindi, ragazzi, iniziamo con, ritorniamo ad allenarci, scusate, è la location. Ritorniamo ad atteggiarci da interisti, da bauscia, da giocatori, da tifosi, da società che deve far parte dell'elite del calcio europeo. Europeo. Felicissimo per questa, felicissimo no, però. Soddisfatto per questa stagione perché io l'avevo detto non era possibile vincere questo scudetto, oppure quasi impossibile, perché ragazzi, non abbiamo, siamo una squadra con giocatori con le palle quadrate, l'abbiamo visto fino ad oggi, D'Ambrosio col ciglio spaccato, colpo di testa, gol, ha giocato pochissimo, è stato infortunato, ma quando ha giocato sembrava non si fosse mai infortunato, ma bravi tutti, bravi tutti, bravo anche Biraghi, che io personalmente non farei fare il titolare in un Inter che ambisce a vincere la Champions League. Però ragazzi, è un giocatore che ogni cazzo di gol che fa, ogni cazzo di azione, ogni cazzo di esultanza che fa ci bacia, bacia il nostro stemma, bacia la nostra maglia ed è quello di cui abbiamo bisogno come base. Adesso, grazie a tutti, 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 anche a quelli che rubano lo stipendio come Ranocchia, anche a Gagliardini che ruba lo stipendio da 3 anni, a tutti quelli che volete. Adesso innestate giocatori di talento. Giocatori che fanno impazzire e sognare i nostri tifosi. Non voglio nominare quel nome lì, ok? Perché già sono fin troppo illuso. Però ragazzi, quest'anno hai fatto 82 punti perché hai messo mano al portafoglio con cognizione di causa e hai comprato Lukaku dal Manchester United. Non sei andato ad azzardare il travestito dallo Sporting Lisbona o il deficiente dal Monaco, hai preso dal Manchester United e se è stato un giocatore, qualsiasi giocatore titolare del Manchester United, significa che in Serie A ci pulisce perché il livello del campionato, tolta la Juve, il livello del campionato italiano si è abbassato rispetto agli altri anni. Nel 2011 il Milan di Ibrahimovic ci ha vinto con 82 punti. Meno si facevano meno punti, ma le rivali, anche il Genoa, la Sampdoria, erano molto più forti di queste squadre qui. Quindi, ragazzi, se tu prendi un giocatore, e Young è la dimostrazione che ha giocato a 97 anni, che ha giocato al Manchester, arriva in Italia, ci pulisce, fa paura, è clamoroso. Quindi basta con giocatori dal Sassuolo, Cagliari. Grazie a tutti, ma quest'anno iniziamo a prendere giocatori da squadre più forti e più blasonate dell'Inter. Ok? Passo e chiudo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. L'obiettivo ancora non è raggiunto, l'Europa League. Primo obiettivo stagionale, qualificazione in Champions. Secondo
Secondo obiettivo stagionale, vincere i due derby. Terzo obiettivo stagionale, vincere un trofeo importante che non sia la Coppa Italia, quindi potrà essere il campionato, difficilissimo. L'Europa League, e io vedo un Inter in forma che ha rotto il culo pure all'Atalanta. Quindi io ci credo, se voi ci credete, iscrivetevi, attivate la campanella, tutte le notifiche su questo canale e vi saluto. Grazie Mister Conte, criticato 82 punti. 82 punti e c'è qualcuno che scriveva Conte out. Questa è gente che lo stadio non l'ha visto neanche col binocolo. Questa è gente che non sa neanche che significa essere interisti. Ok? Quindi ragazzi, imparate a seguire i canali giusti. A me non mi interessa che Tizio Caio c'ha 1 miliardo di iscritti, ognuno c'ha il proprio pubblico, però non pensate che certa gente che scimmiotta l'interismo, che vuole fare sempre il depresso, che almeno un paio di volte al mese non frequenta lo stadio, non c'entrano niente con l'Inter, ragazzi. Ognuno magari non può, c'è la moglie, i figli, quello che volete. Seguiteli con simpatia, seguiteli come dire, con divertimento, però cercate cerchiamo di rimanere noi stessi, interisti, orgogliosi, che non ci piangiamo addosso. Basta parlare di arbitri, anche se fanno schifo. Cerchiamo di essere sempre spavaldi della nostra squadra, di essere orgogliosi dei nostri colori. E di capire che siamo molto più felici noi ad arrivare secondi, terzi, quarti, ultimi, che loro a vincere lo scudetto. Perché noi abbiamo bisogno di vivere l'Inter per stare bene. Loro hanno bisogno di vincere per stare bene. Passo e chiudo. Grazie, Mister Conte.